Passo al secondo punto. Questa grande opera è finalizzata a darci poi la possibilità di poter scegliere ciò che è bene o male per noi? Ecco, l'ho già in sostanza anticipata. La vita Dio la costruisce grazie all'unità, grazie alla matematica e al potere del numero uno, quando il numero uno è l'equilibrio estremo tra due valori qualunque che sono messi uno come numeratore e lo stesso come denominatore. Questa frazione di n ennesimi che è uguale a 1, in sostanza è una relazione tra due parti, due. Una è n, l'altra è ennesimo. N e ennesimo sono uguali e contrari tra di loro. Devono interagire, devono mescolarsi e, come un prodotto, n ennesimi diventa la frazione 1. Vedete bene che n e ennesimo differenziano in un modo assoluto le cose. Da una parte c'è una ricchezza assoluta che è n, dall'altra parte c'è una estrema povertà che è il valore ennesimo. E appena appena, ebbene, Dio ha creato proprio questo squilibrio nell'unità, ma da pari a pari, perché poi incideranno in modo uguale tra di loro. E con quale risultato? Che al valore ennesimo è possibile una conquista di n volte il suo stato. Ecco come la povertà estrema diventa la base di una estrema possibile ricchezza. Ora, l'importante è che la condizione ennesima sia piccola, breve, una volta sola, mortale, condannata ad avere ogni possibile povertà rispetto a n. Qual è il guadagno? È che, avendo diviso l'essenza in due parti opposte e avendo resa una piccola, mortale, violenta, brutta e difficile come questa vita che vediamo, essa è una sola da un lato e infinita, eterna, vincente dall'altro. Dio ci fa perdere una sola partita, questa prima, ma in questa prima ci dà la libertà di scegliere ciò che piace a noi, di definire una volta per tutte chi vogliamo essere, in un campo in cui sembri che noi facciamo tutto, chi noi vogliamo essere. Ecco, ciò ci determina. Ci determina una volta per tutte. E da una parte abbiamo costruito il nostro io una volta per tutte, e poi lo saremo tutte le volte n. Ecco il fine. Riuscire a portare in porto tutti i nostri interessi. Perché, avuto così poco come n, noi siamo beati. Perché? Se ti manca sei beato, perché accendi in te il bisogno eterno, perché l'hai creato una volta e poi dura per sempre senza più stanchezza. È in questo mondo in cui tutto produce stanchezza. E ora, ma se il mondo è in due opposti e qui ci si stanca, nell'altro lato non ci si stanca. E quindi, se ora si prova il desiderio di avere altro, avremo eternamente la soddisfazione di questo altro e continueremo a mangiare, a mangiare, a mangiare secondo il nostro bisogno senza stancarci, come invece accade ora, di questo bisogno. Ora, quando abbiamo un bene, ci porta a stanchezza. Ogni sentimento, perfino quegli sentimenti buoni, quando sono praticati in questo aspetto piccolo dell'esistenza, unitario dell'esistenza, in cui tutto si consuma e si spegne, perfino l'amore
che c'era tra due, che si amavano e volevano legarsi tra di loro, perfino questo si spegne. E noi lo vediamo spegnersi in un modo colpevole, sia da parte dell'uno sia da parte dell'altro. Ma amici, state tranquilli. Tutto questo che sembra essere stato il vostro modo responsabile di esistere, vi è stato assegnato da Dio quando la vita è stata piena tutta, e allora Dio l'ha assegnata all'anima. Perché quando il Dio è un valore assoluto, niente può determinarlo, una volta per tutte. Per cui se in questo nostro mondo reale una roba ha fine, quella fine deve essere anche ciò che nega la fine, ossia il principio. Solo quando una fine è anche il principio, e ciò è vero nella realtà, noi siamo già in una realtà assoluta, perché la fine, che è il principio, contraddice l'una e l'altra, e tutto diventa vero in eterno.